La morte di mio fratello è stato un regalo che ha fatto Abete Arcangelo a Cesare Pagano. Il riconoscimento sono 6 anni e mezzo e ancora dobbiamo avere questa risposta dal ministero. Quindi mio fratello ancora non deve essere riconosciuto come vittima innocente della camorra, nonostante ci siano delle sentenze, ci siano dei processi, ci siano dei pentiti, ben 13 pentiti. Ho fatto la richiesta di accesso al fondo delle vittime per essere rimborsate le spese legali che secondo il giudice del secondo grado erano 3.000 euro. Il 5 agosto, era di venerdì 5 agosto, mi arriva una telefonata della polizia. Mi rifiutano praticamente di questo rimborso. La motivazione è che questa sentenza è stata annullata dalla Cassazione. Infatti la Cassazione annullò con rinvio, cioè praticamente il processo noi lo stiamo rifacendo e la cosa ancora che mi fa più rabbia è che se noi stiamo rifacendo questo processo per degli errori che ci sono stati nelle indagini, quindi praticamente per errori commessi da uomini dello Stato, questo Stato che mi sta rifiutando e quindi mi sta dando uno schiaffo. Io devo ricevere questa risposta. Cioè, per loro non è possibile che mio fratello deve essere una pratica. Mio fratello è un ragazzo ucciso che non ci sta più. Io non capisco il ministero che cosa aspetta ancora per darci questa risposta, per dire se per loro mio fratello è una vittima innocente oppure meritava di essere ammazzato, perché questo è il punto. Ma abbiamo dei processi, abbiamo delle indagini, abbiamo una testimone che, a differenza dell'imputato che ha avuto 10 mesi di libertà, questa ragazza è da aprile del 2010 che è nascosta. Non lo so che cosa dobbiamo fare più. Io certamente non mi fermo. Mi sembra quasi che il processo lo stanno facendo a noi, lo stanno facendo a mio fratello. Io mi aspetto che almeno lo Stato, con il riconoscimento, chieda scusa a Gianluca perché non è riuscito a difenderlo. Io me lo devo sentire dire da 13 pentiti che mio fratello è una vittima innocente, non devo sentirmelo dire dallo Stato.